Cari amici, cari concittadini di Rocca di Papa, mi permetto questa assunzione autonoma di cittadinanza, visto il mio amore che ho per questa città. Oggi vi presento un personaggio conosciutissimo come maestro della corale tuscolana. Però nel mio peregrinare intorno alla funiculare ho scoperto un'altra cosa. Giovanni, ma tu che lavoro facevi nella vita prima di essere pensionato? Io sono stato docente universitario nella facoltà di ingegneria alla Sapienza di Roma, dove ho avuto l'onore di insegnare dei corsi di termotecnica industriale, le caldaie, la meccanica applicata, i motori per aeromobili e per auto, e come attività collaterale, alla quale sono affezionatissimo, c'è stata quella di, e c'è tuttora quella di, membro attualmente onorario della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del Ministero dei Trasporti. Ecco, in base a questa tua competenza specifica, no? Io ti chiedo, ma come mai per sistemare questa funicolare dal 29 ottobre 2013 al 29 ottobre 2023, cioè oggi, ancora non se ne vede la fine? Io non entro nei fatti amministrativi che non conosco. Dal punto di vista tecnico, la progettazione e la costruzione di questa funicolare è stata affidata a una ditta di prestigio mondiale, la Doppelmayr, che conosco bene. E mi risulta che questo impianto sia stato ultimato da tempo. Per quanto riguarda l'iter invece amministrativo per l'acquisizione del nulla osta all'apertura dell'esercizio, questo andrebbe chiesto ai competenti uffici del Ministero dei Trasporti. A me non risulta fino a questo momento un nulla osta ufficiale all'apertura dell'esercizio, però io non mi sono occupato direttamente di questo impianto, quindi invito a chiedere al Ministero dei Trasporti lo stato dell'iter per l'acquisizione o del nulla osta. No, sai perché ti chiedo questo? No? Perché su un giornale locale è apparsa la notizia che parte la funicolare. Parte la funicolare, ma io qui vedo l'impianto che è in stato completo di abbandono. Vedo che non c'è nessuna attività che possa far prevedere un'apertura breve, e da notizie di intelligence mi si dice che senza i collaudi che asseverino che tutta l'opera è agibile, non si può aprire. E allora che scrivono? Come ripeto, dalle informazioni che ho, e lo ribadisco, la ditta Doppelmayr, che è primaria, ha avuto in assegnazione l'impianto, è una ditta di prestigio mondiale. E quindi non credo che ci sia nulla da eccepire dal punto di vista tecnico. Quanto poi all'apertura all'esercizio, se lontana, vicina, se prossima, eccetera, la risposta può darla soltanto una visita o una richiesta sull'iter burocratico al Ministero dei Trasporti. E allora chiederemo al Ministero dei Trasporti, anche perché adesso il ministro dei trasporti mi sembra che sia Salvini, no?
risulta di sì. Che mi disse nel 2019 che sarebbe venuto, perché qui sono stati investiti 15 milioni di euro, al cambio 30 miliardi. Poi ultimamente l'assessore al bilancio della Regione Lazio ci ha messo sopra un altro milione, ma non si capisce a cosa serva tutta sta cosa. 16 milioni. Su questo non posso dire nulla perché sono all'oscuro completo della vicenda. Invito, come ripeto, a presentare una richiesta al Ministero, anche perché qualche piccolo ostacolo potrebbe essere venuto dalla modifica della struttura ministeriale. Mi risulta che gli uffici Ustif non esistano più e al loro posto sia subentrata un'altra struttura. Se questo possa aver causato una più o meno piccola dilazione, questo non sta a me dirlo. Una dilazione di 10 anni, Zingaretti ha detto 200 giorni. Sulla dilazione allora dei 10 anni non posso dire nulla perché e c'è sento parlare del problema soltanto dalle informazioni che mi vengono dall'amico che mi sta... Allora ci informeremo direttamente dal ministro Salvini.